Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione Trono Classico, 16 gennaio 2017. Sonia elimina Luca Ruffini. La registrazione è partita con i saluti di Maria De Filippi ai tronisti Sonia, Luca e Manuel. Quest'ultimo si è presentato in studio senza tatuaggi, li ha coperti con il trucco. E questa sua nuova ed insolita veste è piaciuta a Gianni e Tina, che lo hanno trovato molto bello anche senza tatu. Ospite in studio l'ex corteggiatore e scelta di Claudio Sona, ovvero Mario Serpa, il quale ha preso parte alla trasmissione in qualità di opinionista. Si parte da Sonia. La corteggiatrice ha avuto una discussione con Luca Ruffini, ex del Tronover, il quale ha postato di recente un video social attraverso il quale ha smentito le voci che si erano rincorse in questi giorni sul web, e cioè che lo vedevano impegnato in una relazione con Paola Caruso, famosa per essere la bonus di Avanti un altro e naufraga dell'Isola dei Famosi. La Lorenzini ha ritenuto il suo messaggio esagerato e, a precisa domanda di Maria, ha affermato che lui non le susciti particolare interesse e che per questo sarebbe disposta anche a eliminarlo. Mario a tal punto ha chiesto a Ruffini che cosa farebbe se Sonia lo eliminasse. Ritornerebbe oppure no ad occupare le file del parterre maschile del Tronover? Lui ha risposto di no. Alla fine Sonia, dopo averci pensato un po' su, ha deciso di eliminarlo. Riguardo ad Alessandro Calabrese, vi è stata una discussione tra il corteggiatore, già famoso per aver partecipato al Grande Fratello, e la bella tronista, alla quale non è piaciuta un'intervista che lui ha rilasciato a dicembre 2016. Rosy ha affermato che il ragazzo ha fatto di tutto per acquisire notorietà e per questo lo ha criticato, quasi a voler dire che adesso si ritrova Uomini e Donne solo per visibilità, non certo per la Lorenzini, che poi ha eliminato altri due corteggiatori, ed ovvero Antonio e Gianluca. Tina e Gianni invece si sono schierati dalla parte di Calabrese, mentre Sonia ha aggiunto di non aver cambiato idea nei suoi confronti e di non provare quindi interesse per lui. Per adesso però l'ex GFino continuerà a far parte della schiera dei suoi pretendenti. L'esterna di Sonia Lorenzini. Passiamo all'esterna tra Emanuele e Sonia, che si è svolta in una fabbrica di cioccolato. Il corteggiatore si è definito un po' possessivo. Poi, dopo essersi seduti su un comodo divano, la tronista ha affermato di sentirsi un po' frenata. Così il corteggiatore ha cercato di scioglierla, accarezzandola, abbracciandola e sussurrandole qualcosa di carino nell'orecchio. I due hanno parlato anche di Alessandro S., Federico e Giovanni. Quest'ultimo, sentendosi chiamato in causa, è intervenuto spiegando di non aver affatto apprezzato le critiche ricevute. E la tronista ha invece affermato di essere felice, perché in questo modo è riuscita a smuoverlo un po', dato che la volta scorsa, cioè nella precedente registrazione di Uomini e Donne, è stato praticamente assente. Lui si è giustificato dicendo di aver avuto dei problemi personali e alla fine ha precisato che ci tiene davvero moltissimo a lei. Sonia ha poi ballato con Emanuele, che le ha regalato anche un peluche sottratto alla sorella. Passiamo all'esterno che Sonia ha realizzato con Alessandro S., svoltasi in un cinema. La Lorenzini ha affermato di trovarsi molto bene con lui, perché lo trova un ragazzo vero, non finto e costruito. Anche lui ha ribadito il forte interesse che prova per lei, affermando di essere giunto in trasmissione per corteggiarla e non per certo per trovare una semplice amica. Sonia però ha ammesso di aspettarsi qualcosa di più da lui. Una volta in studio, Alessandro ha affermato di essere molto contento della sua conoscenza e che ce la metterà tutta per dimostrarle di essere davvero preso. Anzi, spera con tutto il cuore di riuscire a sbloccarsi esterna dopo esterna e registrazione dopo registrazione. Tina vede la Lorenzini più interessata ad Alessandro che ad Emanuele, cosa ribadita anche da Federico. Emanuele a tal punto ha affermato che farà di tutto per portare la tronista verso di sé. Maria a tal punto ha chiesto esplicitamente alla bella Sonia chi tra i suoi corteggiatori l'attirasse maggiormente dal punto di vista estetico e lei ha preferito non rispondere. Per Gianni Sperti la Lorenzini è molto presa da Emanuele.
e Stella con Federico, svoltasi in un fast food. Dopo aver ordinato crocchette di pollo e birra, il corteggiatore le ha raccontato qualche dettaglio sul suo lavoro di magazziniere di giorno e nei locali di notte e delle difficoltà della mamma in quanto ragazza madre. La tronista si è commossa ascoltando il suo racconto ed ha poi affermato di non riuscire a fidarsi ancora di lui. Al termine del filmato, in studio si è aperta una polemica, in quanto Emanuele ha affermato che, secondo il suo parere, Federico ha raccontato la sua storia personale, o comunque parte di essa, solo per impietosire la tronista. Per Mario le esterne di Sonia sono un po' prive di contenuti, sostenendo che la ex corteggiatrice di D'Angelo è molto giocherellona ed è convinto che il suo interesse sia Alessandro S. Passiamo all'esterna con Alessandro Calabrese, che si è svolta al mare. Lei è riuscita ad aprirsi, raccontandogli dei bellissimi ricordi legati al suo passato e in particolare della sua infanzia. Calabrese le ha scritto «Sei bella sulla spiaggia» e le ha consegnato una scatola con dentro una conchiglia, affermando che ciò che le serve è un uomo di carattere. Rosy ha criticato l'esterna, in particolar modo Alessandro, per via delle sue precedenti esperienze in TV, mentre Gianni ha apprezzato il fatto che Sonia sia riuscita ad aprirsi con lui. Esterne di Luca Onestini. Le anticipazioni Uomini e Donne rivelano ancora che Luca è uscito con Slale. I due, dopo un po' di yoga di coppia, hanno parlato della loro situazione. Per la corteggiatrice, anche se tra loro vi è un bel feeling, Onestini è maggiormente interessato a Giulia. Lo vede molto preso e questo la preoccupa. Per Angela, Soleil punta esclusivamente sul suo potere seduttivo e su armi fisiche per fare colpo sul tronista e la giovane ha ammesso, dopo qualche battuta molto ironica di Tina, di aver giocato molto con la sua fisicità. L'esterna con Angela, invece, si è svolta per le strade della capitale. Lui le ha chiesto dei chiarimenti riguardo alle foto sexy che sono presenti sul suo profilo social e la ragazza ha affermato di aver fatto la modella per circa 10 anni, ma di non avergliene parlato, in quanto non l'ha ritenuta una priorità, dal momento che attualmente svolge un altro lavoro. In studio Onestini ha spiegato che la ragazza è molto ambigua e contraddittoria, o meglio, non riesce a fidarsi di lei, perché sui social appare in modo e in studio sembra invece un'altra persona. Così ha passato alla redazione due foto della giovane presenti sul suo profilo e che sono poi state mostrate a tutti sul web. Lei ha ribadito che tali scatti li ha realizzati tempo fa per una campagna pubblicitaria. Dopo un'accesa polemica, che ha visto anche l'intervento di altre corteggiatrici, Angela ha preferito lasciare la trasmissione. L'esterna tra Luca e Giulia invece si è svolta sulla neve. I due si sono teneramente abbracciati e lei ha mostrato un certo fastidio per la forte attrazione che Onestini nutre per Soleil, aggiungendo poi di aver ricevuto, nel corso della scorsa registrazione, un'occhiata furtiva da Manuel Valicella. Onestini non ha apprezzato tutto ciò, sostenendo che l'ex corteggiatore della Valli dovrebbe mostrare meno interesse alla schiera delle ragazze che giungono a Uomini e Donne per lui e interessarsi di contro maggiormente alle proprie. Al tronista non va giù nemmeno che Giulia abiti nei pressi del suo ex e che quindi le capiti spesso di incontrarlo e di salutarlo. Esterne di Manuel Valicella. Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che Maria ha chiesto a Manuel quali esterne gli sono piaciute di più, fra tutte quelle realizzate negli ultimi giorni, e lui ha risposto di aver preferito quella fatta con Marika e quella realizzata con Francesca. Con Marika i due, seduti su un divano, hanno parlato del difficile rapporto che hanno avuto ed hanno entrambi con il papà, e tra loro è inoltre nato un forte imbarazzo. Una volta in studio, il tronista ha spiegato di essersi trovato molto bene con la corteggiatrice e di trovarla molto pulita, cioè leale e sincera. Quanto a Carmen, è come se alla pretendente mancasse sempre qualcosa e lei si è mostrata molto dispiaciuta per il fatto di non riuscire a dimostrargli che ci tiene a lui e che vorrebbe conoscerlo sempre di più. Passiamo all'esterna con Francesca. Dopo aver preparato una cioccolata calda, il tronista ha affermato che la ritiene più completa rispetto alle altre presenti in studio. La ragazza ha mosso delle critiche sia a Carmen, definendola un po' moschetta, sia a Fabiana, affermando che quest'ultima è un po' troppo mascolina. Una volta in studio, Manuel ha affermato che la corteggiatrice è la più donna di tutte, ha affermato che lei e Marika sono attualmente un gradino in più sopra le altre. Carmen, a questo punto, ha spiegato di esserci rimasta molto male. Valicella ha mostrato dei dubbi anche su Florenzia e a questo punto Tina, a differenza di esperti, lo ha criticato,
affermando che è troppo precipitoso nei giudizi e che forse cambia idea e opinione troppo in fretta e da una settimana all'altra. Per Manuel, se Carmen decidesse di lasciare, lui ci resterebbe molto male. Maria infine ha chiesto ai tronisti di lasciar trapelare qualche indizio riguardo alle prossime esterne. Sonia ha affermato che la prossima volta uscirà sicuramente con Emanuele, mentre Luca ha scelto Giulia. Ed infine Manuel ha detto che rifarà l'esterna con Marica, con la quale nella precedente ci sono stati anche degli abbracci. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.